fastidice que yo no soy perfecto. Es full di errori, ma ugualmente Dio mi usa per dimostrare che Cristo vive. Se tu questo mi uccidesse ogni giorno funerale, come la casa lì dico ciò che ti fa male. Fastidisco i religiosi, costruiscono barriere. Siamo in compagnia di Thomas Valsecchi, in arte Shock, pioniere del genere musicale gospel rap. Shock, qual è il messaggio che vuoi lanciare con questa tua presenza ai giovani ma anche ai meno giovani? Niente, con il messaggio che noi vogliamo dare attraverso la nostra musica, attraverso la testimonianza di vita mia e dei ragazzi che vivono, che lavorano con me, è quello di dire alle persone che c'è ancora una speranza. Perché oggi il giornale, il telegiornale, ogni cosa che attorno a noi dice che ormai stiamo sempre andando in peggio, in peggio. E sapete, è la verità, perché i frutti ci sono, no? Intorno a noi, i frutti negativi, stiamo sempre andando più a fondo, però per questo le persone perdono quella speranza. Perdono totalmente obiettivi, principi, i giovani cadono nella droga, le persone più adulte cadono nell'alcol, vizi, proprio perché la realtà intorno a noi sta andando sempre peggiorando e il telegiornale e i media non fanno altro che ribadire questa cosa. Ma nella mia vita io ho scoperto qualcosa di nuovo, di meraviglioso, che è praticamente la fede in Gesù Cristo, qualcosa di reale, che non è una religione, perché io non credo in nessuna religione, io credo solamente in Gesù Cristo, e lui ha cambiato totalmente la mia vita, mi ha praticamente rinnovato. Io sono un ex tossicodipendente che si drogava con la propria madre e oggi sono una persona che gira le nazioni attraverso l'arte insieme ai miei ragazzi, insieme a mia moglie e mia figlia, per dire ai giovani, anche meno giovani, che è vero che ormai intorno a noi le cose stanno andando male, ma c'è ancora una speranza, e non è una speranza, è la speranza, che è la fede in colui che ha dato tutto per noi. E questo è quello che noi vogliamo fare. Grazie a Dio ci sono i frutti, perché fino ad oggi, dopo 5 anni di lavoro, abbiamo visto più di 500 giovani cambiare la loro vita attraverso il nostro lavoro, giovani e meno giovani che hanno lasciato droga, prostituzione, vari vizi, e oggi sono persone completamente rinnovate e che stanno lavorando per aiutare altre persone. E questo è quello che noi vogliamo dare, una speranza in colui che l'ha data prima a noi. Benissimo Shock, allora con questa speranza nel cuore, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Progetti per il futuro sono, oltre che produrre musica cristiana, in questo siamo già da 5 anni in atto, però adesso stiamo uscendo con vari CD di musica dove ho prodotto cantanti del mio team, dove io non canto e niente, faccio solo alcune apparizioni nei loro CD, perché un obiettivo è portare la musica cristiana, gospel, a livelli alti, che come in altre nazioni tipo in Latino America la musica cristiana gospel la puoi trovare ovunque, la musica cristiana entri in qualsiasi negozio e la trovi, è una cosa normale. Qua in Italia è qualcosa di, nessuno conosce la musica cristiana, e il mio sogno, il mio obiettivo, il mio desiderio è che la musica cristiana si possa vendere alla Ricordi, e grazie a Dio ci stiamo riuscendo, perché adesso uscirà il mio nuovo CD, Nuova Razza, e si troverà la Feltrinelli insieme al mio libro che hanno scritto su di me. Questo per me è un sogno, qualcuno che possa andare alla Feltrinelli e dire wow, ho trovato musica cristiana, musica che edifica, musica che non incita alla droga, alla violenza. E quindi uno dei nostri obiettivi è questo. Stiamo aprendo una scuola a Pescara, una scuola d'arte cristiana, dove i giovani artisti cristiani possono venire nella scuola e fare classe di chitarra, canto, ci saranno tante discipline per loro portare all'eccellenza il talento che Dio gli ha dato, per poi usarlo nella strada, per parlare alle persone, dargli una speranza, aiutarle. Poi abbiamo altri vari obiettivi come team IMS, che è il mio team, però preferisco per ora più avanti, per ora le sappiamo noi e Dio, e al momento opportuno saremo qua per dirvelo ancora. Benissimo Shock, ti ringraziamo e ti preghiamo
approfittiamo a questo punto di fare un saluto agli amici di Soveratuno TV, estendendolo quindi a tutta la nostra regione, alla bellissima Calabria. Ah, sì, sicuramente, grazie mille, per me è sempre un onore, una gioia venire qua, soprattutto per la vostra accoglienza e per il vostro cibo, quindi grazie mille, veramente spero di tornare sempre più spesso qua a trovarvi. Dio vi benedica e ricordate che c'è una speranza che si chiama Gesù. Dio vi benedica. Grazie, Shock.